Abbiamo parlato dell'elemento fondamentale in fotografia, che è il soggetto. Naturalmente possono esistere alcune foto senza il soggetto, dove magari la composizione in sé, quello che noi vediamo è il soggetto. Ma per avere una fotografia molto più di impatto e molto più interessante, abbiamo bisogno del soggetto. Ma se abbiamo un soggetto, dobbiamo anche enfatizzarlo, renderlo il padrone indiscusso della scena. E come facciamo per farlo? Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Per enfatizzare il soggetto e rendere i vostri scatti di un livello superiore, bisogna utilizzare le tecniche di composizione. Abbiamo già visto la regola dei terzi e oggi parleremo delle linee guida. Per linee guida si intende una qualsiasi tipo di linea che guida lo sguardo dell'osservatore verso il nostro soggetto. Possono essere linee orizzontali, possono essere linee verticali, possono essere linee in diagonale o anche possono essere linee curve più sinuose che ci permettono di percorrere tutto il frame per arrivare poi al nostro soggetto. Vi ho portato alcuni esempi di foto scattate da me in cui utilizzo appunto le linee guida per enfatizzare quello che è il mio soggetto. Vedremo linee sinuose, linee un po' più rigide, diagonali un po' più nette. Insomma, andremo a disegnare sulle mie fotografie queste linee guida per farvi capire come potete usare nelle vostre foto quello che sono le linee guida per incentivare il vostro soggetto. Queste sono alcune delle mie fotografie in cui utilizzo proprio la tecnica delle linee guida. Non è una vera e propria tecnica, diciamo che è uno strumento che viene utilizzato all'interno della nostra fotografia. Dall'immagine si capisce subito qual è il soggetto, che è il vulcano qui al centro del nostro frame. Ma come lo vado a incentivare maggiormente? Allora, innanzitutto lo posiziono in una posizione strategica naturalmente, ma poi vado a utilizzare quello che è la strada molto sinuosa e molto interessante che si muove all'interno del frame proprio per far concentrare l'attenzione sul nostro soggetto. Tutte queste linee che noi abbiamo ci guidano proprio al centro dell'immagine, partono proprio dai nostri piedi e ci guidano lungo tutto il frame verso il nostro soggetto. Non è una linea diretta, perché appunto qui la strada poi si perde un po' di vista e va via, ma comunque nel momento in cui noi guardiamo l'immagine vediamo questa parte qui, incominciamo a percorrere tutto il frame e più o meno in questa zona arriviamo al nostro soggetto. Un altro esempio molto molto chiaro di linea guida che punta il nostro soggetto è questo scatto che viene dalla Toscana. Si può vedere chiaramente che innanzitutto questo è il nostro soggetto. E per arrivarci facciamo questa bellissima strada tutta curve in mezzo ai cipressi che molto sinuosamente ci guida verso il nostro soggetto. In questa immagine abbiamo un altro tipo di linea guida, un altro vettore, e sono tutti questi cipressi che puntano proprio dove c'è il nostro soggetto. Vedete quante linee verticali che puntano al nostro soggetto. Quindi, oltre alla linea guida molto sinuosa che ci fa percorrere tutto il frame fino al soggetto, abbiamo anche molti vettori verticali che comunque aiutano a spingere lo sguardo verso questa parte qua. Questa fotografia a me piace molto, viene dal Trentino, anche qui, come nelle immagini precedenti, si vede chiaramente qual è il soggetto, che è l'Alpe di Siusi, e abbiamo queste bellissime linee guida che appunto ci portano a guardare il nostro soggetto. L'immagine è molto, tra virgolette, semplice, perché come vedete ci sono pochi elementi. Abbiamo il ponticello, questi alberi e il nostro soggetto. L'immagine è molto pulita, molto libera, semplice nella visione, cioè è facile guardare questo scatto perché non abbiamo tanti elementi. Tre cose, tre elementi: linea guida, soggetto e lo scatto è questo. Andiamo a incentivare al massimo
quello che è il nostro soggetto, perché è molto bello, è molto predominante, è molto anche particolare e ha anche dei bei colori, del verde, del bianco, dell'arancione. E aiuto l'osservatore a guardare il soggetto tramite questa bella linea guida. Anche questa è una tra le mie fotografie preferite e qui al posto di avere delle curve sinuose che ci accompagnano verso il soggetto, abbiamo delle linee belle nitide, dei vettori, delle diagonali belle nitide che proprio ci spingono verso il soggetto, non ci accompagnano. Diciamo, nelle altre fotografie la linea sinuosa ci accompagnava al soggetto, qui proprio ci fa percorrere di corsa il ponte e ci fa arrivare subito al soggetto. Abbiamo un bel cielo, abbiamo una buona composizione, ma quello che ci fa capire e che ci dà tantissimo impatto al soggetto è proprio questa lunga linea guida che copre quasi l'80%, no, il 70% dell'immagine, che è interessante perché è bella, ha delle belle texture, ha dei bei colori, ha dei bei dettagli, ma serve solo per farci arrivare dritti al soggetto. Ecco, per farvi vedere come funzionano le linee guida possiamo vedere anche questa immagine, che non abbiamo il soggetto al centro e non è estremamente predominante come nelle altre immagini, come con l'esempio con la montagna, come l'esempio con il trabocco, ma era molto forte e predominante il trabocco. Qui, avendo una bella alba, perché qui era alba, avendo un bel cielo, avendo una bella lunga esposizione sull'acqua e avendo comunque del bel verde molto fotografico, diciamo, qui nel primo piano, in questo caso la linea guida ci aiuta soltanto ad accompagnarci al soggetto, ma dopo che si è dato uno sguardo a tutta l'immagine. Difatti qui il soggetto non è fortemente predominante, però c'è il soggetto che è il trabocco. Dopo che noi abbiamo visto il cielo bello, l'alba bella, arriviamo più o meno in questa zona dell'immagine e il ponte ci accompagna proprio come se fosse un traghettatore, un accompagnatore, ci accompagna lungo questo ponte per arrivare a quello che è poi il nostro soggetto. Appunto, questa immagine è diversa rispetto alle altre, dove nelle altre avevamo proprio un soggetto predominante e tutta l'immagine ruotava attorno al soggetto. Qui invece abbiamo il soggetto, ma tutta l'immagine in sé è un'ottima fotografia. Avendo un soggetto, però, è molto comodo fare giocare con le linee guida per incentivare maggiormente il nostro soggetto. L'ultima fotografia che vediamo oggi è una tra le mie preferite, viene sempre dalla Toscana, è fatta con un teleobiettivo, quindi abbiamo i piani molto molto schiacciati, e vi ho portato questo scatto perché in questa fotografia i vettori, cioè le linee diagonali che abbiamo all'interno dell'immagine, non servono a incentivare il soggetto, che è questa macchina agricola, ma ci aiutano a percorrere tutto il frame. Essendo una bella composizione, molto molto soft, diciamo, con questa luce molto morbida, con queste ombre molto morbide, con questi piani molto schiacciati dati dal teleobiettivo, quello che fanno i vettori in questa immagine, che sono tutte queste linee, servono a farci percorrere tutta l'immagine, tutta la fotografia in modo molto calmo. Questa immagine, quando si guarda, ci dà un senso di tranquillità, di pace, di appunto la mattina, la giornata che inizia, le macchine agricole sono ferme. È un'immagine che ci dà il senso di calma. E queste linee guida ci aiutano, questi vettori, queste diagonali, ci aiutano a camminare molto tranquillamente all'interno del nostro frame per visionarlo tutto poco alla volta, passo dopo passo. Qui non abbiamo una corsa come invece avevamo nell'esempio del ponte, qui abbiamo proprio una camminata morbida che percorre tutti i livelli per vedere tutta l'immagine. Come avete potuto vedere, le linee guida sono un elemento compositivo molto importante e ci aiutano tantissimo ad aumentare l'interesse di tutta l'immagine e a far concentrare l'osservatore sul nostro soggetto.
Le linee guida servono anche per far percorrere con lo sguardo tutto il frame, dall'inizio fino alla fine, fino anche al nostro soggetto. In questo video io revisiono le foto dei miei iscritti, quindi se anche tu vuoi mandarmi qualche foto, non essere timido e contattami qua nei commenti, scrivimi su Instagram a nicolas.toninelli o mandami un'email con le tue foto e la mia email personale trovi qua nelle informazioni del canale. Ragazzi, per oggi è tutto. Se questo video ti è stato utile e hai imparato qualcosa di nuovo o se magari sapevi già, avevi già sentito parlare delle linee guida, ma magari ti serviva approfondire maggiormente e ti ho aiutato a fare questo, fammelo sapere con un like. Se ti piace il mondo della fotografia, considera di iscriverti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!